Se non erro, lo scorso anno proprio un gol di Caprari riuscì ad evitare al Pescara al 90° la sconfitta al Partenio. Sì, è stato proprio così. No. Avellino è una gara difficile, ma come tutte, sicuramente è uno scontro diretto che dobbiamo andare lì e lottare come stiamo facendo ultimamente, anche soffrendo e prendere più punti possibili. Melchiorri, Sansovini, Pasquato, tanta concorrenza in attacco. Caprari però è pronto a scendere di nuovo in campo titolare ad Avellino. Ma io cerco di farmi trovare pronto anche in allenamento. Ho detto, ho avuto poco spazio anche per l'infortunio, perché io col mister ero partito titolare e avevo iniziato anche bene. Adesso che sto avendo un po' più di continuità, spero di continuare a fare bene. Michele, una grande squadra riesce a vincere anche quando non gioca, partite spettacolari, però in queste ultime settimane, nelle ultime partite di campionato, è importante soprattutto fare il risultato. Sì, dal mio punto di vista preferirei vincerle anche giocando male. Poi è normale che i tifosi e tutti vogliono anche un bel gioco, però cercheremo di portarlo quando conta e comunque l'obiettivo principale è fare risultato, soprattutto in questo periodo. Buonasera, avevi fatto bene con Salamon al centro della difesa in altre gare, ora riproponi la tua candidatura proprio per la gara del Partenio. Sì, io do sempre tutto in allenamento e in ogni partita in cui posso giocare. Poi quest'anno è stato un anno un po' sfortunato tra infortuni e cose varie, però sono sempre a disposizione. C'è un gran gruppo, quindi chi sta fuori, chi sta dentro dà sempre il 100% e va bene così, perché solo così si può raggiungere dei buoni risultati.